Che giornata di merda, oggi non ne ho proprio voglia. Ho provato a fare qualcosa di diverso, dato che su YouTube è tutto così monotono. Spero vi piaccia. Se sì, lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Bella. Bella cannoli, questo è il primo video della nuova serie. È durato un cazzo, effettivamente. Ho peccato di inesperienza, come direbbe una certa persona. Cercherò di fare meglio. Penso che questa serie servirà anche per allenarmi, tra virgolette, e per superare una certa soglia. Andiamo avanti con il prossimo. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi, mi raccomando. Bella. Guarda te se devo mettermi a spaccare delle cazzo di casse. E dai e rompiti, porco Dio. Ma tutta questa erba quando cazzo è cresciuta? Un'altra cassa di merda. Oh, finalmente delle persone che si sparano come dovrebbe sempre essere. Porco zio! Muore Bucken. Hanno rotto le palle ste casse, però. Bambini, venite! Cazzo, falci il prato stupido, babbuino! Rey Mysterio me lo ricordavo diverso. Ciao ciao, Candy Candy! E fottetevi! Che giornata di merda! Oggi non ne ho proprio voglia! Attenzione al cannolicchio! Appena finisco qua, vado a rivedermi tutto Doraemon. Direi che me lo merito, Dio cannolo! E ci risiamo! Ma non potevo fare la bibliotecaria. Sarebbe stato tutto così semplice se avessi seguito il consiglio di zio Eustachio. Che razza di bestia e berrima dovresti essere tu? Un cannolo mobile? Medio, guarda che così mi fai morire brutto stronzo! E comunque non mi pagano abbastanza per questo cazzo di lavoro di merda! Sei proprio un coglione, lasciatelo dire! Guarda, guarda come te lo lasci scappare! Sei un fottutissimo acustico di merda! Da quando l'erba ha sto colore orribile? Io me la ricordavo bluette con sfumature di hobbit appena trucidato. Scontro finale, sto cazzo! È palese che vinca io, Buchino! La prossima volta gioco io al tuo posto e vedrai che finisco in metà del tempo, Dio cane! Non c'erano dubbi, idioti? Che vita di merda! Devo sempre sparare e correre, sparare e correre. Non vedo la mia famiglia da 5 anni e chissà per quanto altro tempo non la vedrò. Sterba non è normale. Ve lo dico io che sono un'ostetrica professionista, ragazzi. Potete assolutamente fidarvi di me? E te pareva? Ste minchia di casse devono sempre spaccarmi i coglioni ovunque io vada. Ci mancava solo Don Rodrigo con problemi di narcolessia. Ma vedi di andartene a fanculo, per favore. Ma perché cazzo devo tagliare io l'erba? Sono queste le kill che mi piacciono, zio cane. Mi sento tetraedrica in questo campo di merda. Winning! Aiuto, Miskonika! Ecco, abbiamo perso! E bravo coglione! Beh, almeno ora posso andare a ritrovare i miei 17 figli in Uzbekistan! Ehi, lasciala! Ne ho bisogno, cazzo!